Sempre detto che il campionato è fatto di tante tappe. Oggi purtroppo abbiamo trovato una Turris coriacea che ha voluto la vittoria e abbiamo incappato in questo blackout. Quindi, ci può stare anche una sconfitta che, come ho sempre ribadito, che i derby sfuggono a qualsiasi pronostico. Hanno capitalizzato al massimo le occasioni che hanno avuto. Noi siamo riusciti solo in due occasioni a mettere la palla dentro. Metabolizzeremo questa sconfitta e andremo avanti già da domenica prossima col Casarano. No, assolutamente no, non dobbiamo, torno a ripetere, ci può stare un'eventuale sconfitta in campo esterno, ci può stare. Noi fino a prova contraria siamo ancora primi in classifica e quindi dobbiamo andare, è un incidente di percorso. Già da domenica ricominciamo e andiamo avanti. Faccio i complimenti a questa squadra, il Neapolis è la capolista, l'ha dimostrato a Torre del Greco, però consentitemi, oggi è stata una grande partita di calcio, è stata una grande partita di calcio giocata su, veramente io penso che oggi si è conciliato il calcio, certamente io non avevo nessuna rivincita nei confronti di nessuno, io non rinnego il passato, ho detto già, io con il Neapolis mi sono diplomato, a Torre sto cercando di laurearmi se ci riesco. Ripeto, io voglio menzionare questa grande giornata di sport, penso che non abbiamo rubato nulla, però auguro a Neapolis le migliori fortune e avendo quella società e con questa squadra guidata ottimamente da Castellucci, io spero che andranno sempre avanti. Ma Longobardi, scusatemi se lo dico, è venuto qua e era rifiutato da squadre, così, ma io, questo ragazzo mi ci siamo guardati negli occhi, si è integrato subito nel nostro gruppo e alla fine è un ragazzo che lavora in settimana, ma insieme a Russo, insieme a Vidale, insieme a Savino, tutto il mio reparto.